Buonasera, io ho solo la funzione organizzativa di gestire questa macchina, quindi è un compito che fa parte sempre dell'organizzazione di scusare Angela Azzaro che non può essere con noi perché nella redazione del Riformista ci sono stati casi di Covid e quindi è un po' per ragioni di sicurezza e un po' anche per invece perché sovraccarica di lavoro dovendo supplire l'assenza dei suoi colleghi. E introduce questo incontro sul libro di Waldo Gamberutti, Elogio dell'autore televisivo, Paradossi di un mestiere sconosciuto, edito da Bordeaux, Alberto Olivetti. E quindi passo a lui la parola con la relativa attrezzatura. Accendo il microfono, io spendo il mio. Avvicinami. Però così. Forse vuoi venire qui? Forse se c'è campo. Sì, direi. Facciamo così. Sì. Ci siamo. Che devo esordire dicendo che per me è un piacere. Ma hai acceso? Sì, però non so se si sente. Si sente? Sì, sì, sì. Che è un piacere speciale parlare del libro di Waldo Gamberutti. Per moltissimi motivi e uno voglio dirlo subito perché credo conferisca a questo libro, come vorrei dire, il retroterra che lo ha generato. Mi permetterò poi di fare qualche riflessione su quanto sto per dirvi, venata, credo, di malinconia. Il libro di Waldo Gamberutti è scritto da uno studioso giovane che si è formato come storico moderno alla scuola di Corrado Vivarti all'Università di Roma, su argomenti cinquecenteschi, segnatamente su Erasmo da Rotterdam, le opere del quale fin da allora furono da Gamberutti guardate sotto la specie di colloqui, conversazioni, scambi che potevano avere ed avevano una inflessione d'ordine teatrale. Questo a segnare in Waldo Gamberutti una speciale sua inclinazione che anche in questo libro è portata a livello di grande finezza, una sua disposizione, dico, a ragionare su, per far presto, diciamo, i termini dello spettacolo, non voglio usare, ma si potrebbe, solo che voglio abbreviare il circuito, si potrebbe usare il termine, ricorrere al termine non solo di teatro, ma di drammaturgia. Ma lasciamo perdere. Questo primo impegno di studio di Waldo Gamberutti mise poi capo a un periodo tedesco di crescita ulteriore e dirò solo che in quel soggiorno in Germania, che si prolungò per alcuni anni, Waldo fu anche autore di un testo teatrale che fu rappresentato a suo tempo nell'ambito universitario nel quale si trovava. A questo punto, visto che
ho intenzione di essere sommario ma preciso nel descrivere il corso della formazione di Valdo Gamberutti, a quel punto Valdo si iscrive al dottorato di ricerca presso l'Università di Siena, innovazione e tradizione, l'eredità dell'antico nel moderno e nel contemporaneo, dove esercitavano con molta diligenza, dirò, e passione il loro magistero alcuni studiosi di notevole fama, tra filosofi, filologi classici, studiosi di letteratura. Io voglio fare almeno due nomi di rilievo, come devo dire, internazionale. Uno è quello di Brian McGuinness, studioso di Wittgenstein, l'altro è quello di Imre Thoth. E queste personalità, cito solo queste due, davano un tono al dottorato di Siena, al quale Valdo Gamberutti partecipò con molta assiduità e, se si può usare una parola che oggi non ha molto corso, se non forse con un pelo di ironia, con diligenza. Quello che mosse fin da allora nel dottorato Valdo fu il approfondimento di questioni cinquecentesche e segnatamente quell'universo ambiguo ma molto importante in cui una didattica di ordine religioso e filosofico si sposa con la dimensione della rappresentazione teatrale. E questo può essere un affaccio antico su uno scenario che potremmo riconoscere nei termini della dimensione televisiva attuale, dove tu hai cioè uno strumento di forte incidenza nelle opinioni, nelle idee, accanto però a una dimensione più o meno di primo piano rispetto a quella pedagogica, diciamo così, per far presto, che è quella dello spettacolo. Queste premesse, come si può facilmente intendere, sono non esornative riguardo al libro che abbiamo davanti, perché questo libro, e sottolineo questo aspetto, ha una specifica, particolare e antica forma che lo costituisce per quello che è come strumento di intelligente analisi di fatti e di questioni, e cioè l'elogio paradossale. E come Gamberutti, io, perdonate, dico il cognome perché ormai sento nelle riproduzioni audio delle conversazioni che con i nomi propri non si capisce di chi si sta parlando e chi sia Lucio, Giovanni e Carla. Allora, Valdo Gamberutti ricorre a un codice ermeneutico che è quello dell'elogio paradossale, e non manca di ricordare i grandi modelli classici, primo fra tutti Luciano, ma Sinesio ed altri, con il recupero. Anche Luciano ha detto sì, per Luciano di Samosa. Luciano, che è uno degli alimenti profondi di Erasmo da Rotterdam sul piano culturale, ed è Erasmo in realtà il modello al quale Valdo si riferisce. Che vuol dire elogio paradossale? Vuol dire che, come avvenne, fare l'elogio della calvizie
si intendeva paradossalmente di dare lustro a qualcosa che normalmente viene considerata, soprattutto dai maschi, una disgrazia precoce, talvolta troppo. Una volta. Ora non... Ma su questo tasto, non so se la proiezione video lo consente, davanti al Valdo bisogna un po' tacere. Bene. Quello che prima annunciavo, cioè una riflessione un po' melancolica, dopo quanto ho detto, è giustificata da questa considerazione. Raramente, sempre più raramente, al punto che si dispera che si possa fare ricorso a certi strumenti di analisi e di lettura, raramente gli strumenti della cultura classica sono frequentati ed applicati ai nostri giorni. Sicché sembra quasi impossibile, o sembrerebbe impossibile a chi si dedicasse ad analizzare la televisione di oggi, fare ricorso a uno strumentario che non ha nulla a che vedere con la sociologia, con l'economia, con la pedagogia, con la psicologia, con, aiutatemi a dire, quelle che furono poi raggruppate nei primi del secolo scorso, soprattutto in Francia, come le scienze umane. Quasi che l'estetica, la retorica fossero scienze, o comunque non fossero scienze e fossero in sospetto di umane, poco essere. Dunque, il ricorso a uno strumentario di ordine estetico consente invece a Valdo Gamberutti di affrontare le questioni della televisione, lo dico per far presto, anche questo è un termine che però possiamo facilmente condividere, poi magari lo preciseremo meglio, lo preciserà meglio chi verrà anche dopo di me, lo preciseremo meglio in una eventuale conversazione successiva. Gli strumenti, dico, dell'estetica per la televisione, di un'estetica apparentemente inattuale. Un'estetica che non è attraversata appunto da quegli elementi di scienze umane, comunicazione, semiologia, semiotica, che hanno fatto la fortuna di studiosi di estetica che hanno costeggiato l'estetica, diremmo così, classica, Baumgarten, Rosenkranz, Hegel, come Umberto Eco, ibridando l'estetica con questioni che afferivano appunto alla sociologia, alla psicologia, insomma alle scienze umane. Il risultato è un risultato, credo io, raggiunto da Valdo Gamberutti, che ha un primo effetto spiazzante, perché credo il lettore che si accosta a questo libro dalle prime pagine non si aspetta che si vada in certe direzioni e si usino certe categorie. Vorrei aggiungere che l'argomentazione sia svolta con una scrittura, con una composizione della pagina che è lontana dal coine linguistico, propositiva, ermeneutica, con cui queste questioni sono affrontate voi nella stampa giornalistica, voi nei salotti televisivi, voi nella produzione cosiddetta scientifica. E questo credo che sia qualcosa che, dicevo, spiazza, ma rapidamente
per chi continui la lettura, e non è difficile continuare, perché accanto a una scrittura molto, molto elaborata, molto posseduta, c'è un andamento della scrittura che invita a procedere. Voglio dire che dopo il primo momento di déplacement, invece ci si accorge che da questo punto di visuale una serie di questioni vere e profonde, quelle che normalmente non vengono nemmeno circoscritte per quello che sono, nella loro concretezza, nella loro effettualità, personaggi, situazioni, motivi, maniere della trasmissione televisiva e della, appunto, costruzione della trasmissione televisiva, ci si accorge che hanno una, questo punto di vista può avere una, dei vantaggi straordinari. Qui si parla dell'autore televisivo e quindi propriamente il centro della riflessione è su una figura che rimanda più in generale al rapporto che esiste tra un'opera e colui o colei che l'hanno concepita. E l'autore, però, nella riflessione di Waldo Gamberutti, l'autore televisivo mostra un destino della figura dell'autore nel Novecento e fino ad oggi, che, per dirla semplice, porta alla sua dissoluzione, una figura che va dissolvendosi, e questa dissoluzione, mentre è, come Waldo Gamberutti fa vedere, straordinariamente precisa nell'universo, in un certo universo televisivo, anche qui sono importanti le distinzioni tra un talk show, tra un programma di spettacolo, tra un'inchiesta e l'altro. Ma questa dissoluzione della figura dell'autore è qualcosa che si riverbera, non solo si circoscrive nel ragionamento di Waldo Gamberutti, ma rilancia il problema su quella che è la figura dell'autore, massime nell'autore letterario, nel romanziere, nel giornalista, nello scrittore, vorrò dire nel poeta, che altrettanto evapora o sembra sdraiarsi su degli stereotipi precedentemente acquisiti e praticati, perché quel che conta è che il prodotto autoriale abbia una sua mancanza di autore riconoscibile, se non come un personaggio che sta fuori dell'opera e che viene sondato, interrogato, riconosciuto non per quello che ha scritto, ma per il fatto che lo ha scritto. E sicché assistiamo a dichiarazioni continue di autori di libri che vengono venduti il giorno dopo, romanzi, inchieste, saggi, che in una certa misura sono autonomi rispetto a quello che hanno scritto, e questa autonomia consente al libro, al prodotto, di essere venduto perché l'ha scritto quello lì, quella lì. Dunque la riflessione sull'autore non è da Waldo Gamberutti qui condotta in termini, come dire, ristretti. Tant'è vero che i presupposti di interpretazione, di ragionamento, Waldo Gamberutti li ritrova, li cerca nell'opera di Luigi Pirandello. Quella ricerca dell'autore che già dai sei personaggi veniva messa, diciamo così, a tema, e quel fatto che l'autore, se tu lo devi fin da allora, fin da
quegli anni venti in un modo straordinario. Se tu quell'autore lo vai cercando, vuol dire in una certa misura che personaggio tu già sei di per sé. Così come avviene, ci insegna questo libretto di Waldo Gamberutti, in quel rapporto misterioso tra chi è autore televisivo che deve mettere in scena, inoltrare qualcuno che canti, che imiti, che balli nei talent show, e si accorge l'autore che il personaggio ha già una sua integrità che richiede più di essere riconosciuta che non creata. Ecco perché il sottotitolo è Paradossi di un mestiere sconosciuto. Perché il paradosso proprio è che questo elemento di mestiere che contrassegna la vicenda non solo dello spettacolo, del teatro, ma del cinema, della radio, tutto cioè l'universo contiguo e, come dire, compenetratosi nell'elemento televisivo, è questo autore, un mestiere, quello dell'autore, un mestiere in via di dissolvenza. Cioè, più che autore, che vuol dire qualcuno che costruisce, fa emergere, tira fuori il personaggio, si direbbe che l'autore televisivo è qualcuno che deve come incarnarsi nel personaggio che già c'è. Insomma, rovesciare il rapporto. Se io voglio che sia efficace l'imitatore di chiunque, che è già una replica, nel momento in cui lo presento nel mio talent show, bisogna che io non gli dica a lui come deve imitare, ma sappia che sta imitando secondo regole che con l'imitazione specifica non hanno grande riguardo e ce l'hanno invece con la tempistica, probabilmente la combinatoria della successione delle presenze, delle immagini che fanno tuttavia un programma con i tempi di un programma televisivo. Io forse mi sto dilungando, ma non mi scuso. Voglio ancora aggiungere qualcosa, perché poi mi perdonerete, Vincenzo, Giorgio, voglio aggiungere qualcosa, e cioè sostanzialmente voglio aggiungere questo, che se non mi sbaglio, molte delle, lasciatemi essere polemico un po' così arrozzamente, molte delle scienze umane alle quali si fa ricorso non ci dicono nulla di nuovo rispetto all'argomento che sottoponiamo loro o rispetto al riflettore di quelle scienze che noi proiettiamo sulla questione che vogliamo affrontare. Non aggiungono né tolgono niente. Laddove, mi pare di poter dire, lo spero vivamente, sarebbe dei miei convincimenti e qualcosa alla quale io mi attengo anche personalmente nell'esercizio di un lavoro di ricerca, di scrittura, laddove dico qualcosa che sembra un vecchio strumento obsoleto, se naturalmente saputo usare, se non è esornativamente usato, se non è preso come una protesi accademica, ma è invece uno strumento affilato, e per affilare questi strumenti bisogna studiare. E allora i risultati sono quelli che in questo libro si riconoscono. Torno quindi a dire che la lunga attività di Waldo Gamberutti come autore televisivo è però una lunga attività che si innerva di una
disposizione realizzata a studi, vorrei dire, rigorosi e coerenti. Un'ultima notazione e poi chiudo. L'elogio dell'autore televisivo viene da Valdo Gamberutti fatto risalire all'elogio della calvizie, all'elogio della mosca, all'elogio della pazzia di Erasmo. Cioè all'elogio paradossale di qualcosa che viene, come a dire, sancito per negativo e già giudicato in certo modo, tanto che l'elogio capovolge il giudizio precedente. Qui c'è una cosa che è sottile e importante, che l'elogio dell'autore televisivo, l'elogio paradossale dell'autore televisivo, viene ad essere l'elogio di chi autore televisivo è. E Valdo Gamberutti è autore televisivo. E quindi l'elogio paradossale dell'autore televisivo, per più di una connessione sottile, più o meno nascosta, diventa un paradosso che riguarda l'autore medesimo del libro e che fa dell'autore medesimo del libro il soggetto di una spietata autocoscienza, che è anche un modo con cui Valdo Gamberutti, se non mi sbaglio, tenta di possedere la dissolvenza, la dissoluzione dell'autore televisivo che egli è, per farne non una cosa sconosciuta di quella dissolvenza, come recita il sottotitolo, ma qualcosa che è possibile conoscere. Simone, questo qua si vede. Vabbè. Scusate, provo ad aggiustare perché non. Vabbè, d'accordo. Ora la parola è a un attore televisivo, collega di Valdo, che quindi conosce dall'interno i paradossi di questo mestiere, che forse è sconosciuto anche chi lo fa. Questo mi pare una delle cose che Valdo acutamente mette in evidenza. E quindi però ci potrà dire se questa lettura, questa narrazione di questo mestiere corrisponde o meno anche alla sua esperienza e alla sua riflessione. Ah, non ho detto il nome, scusate, Giorgio Cappozzo. A te la parola. Grazie Maria Luisa, grazie a Valdo di avermi ospitato questa presentazione e a questo libro, che devo dire, allora io non conosco Valdo, l'ho conosciuto oggi per la prima volta, lo conosco di nome, e devo dire, e non lo dico per circostanza, ma ho molto apprezzato questo libro, per due motivi. Uno, perché è scritto molto bene, sul piano proprio formale, e l'altro azzecca, io credo, una chiave interpretativa che noi autori, parlo come dire, a nome della categoria, cercavamo da tempo. Che più che forse l'elogio, che il paradosso, è un paradosso elogiativo, diciamo, lasciamo che l'elogio è quasi una coda, una conseguenza. In realtà quello che a me ha colpito molto è il paradosso, che forse potremmo sintetizzare in una forma asciutta, cioè noi dovremmo essere gli autori della non scrittura, cioè la nostra funzione è quella di negare la scrittura, un po' perché metà di noi, diciamo, sono dei cialtroni, manco in grado, quindi, però diciamo mediamente è proprio perché poi lo leggerete nel libro, il fascino anche, no? Oltre alla specificità del lavoro televisivo, è costruire un racconto a partire da tutti gli elementi, spesso la scrittura è l'ultimo, se non il più marginale, o addirittura il più ostativo, il vincolo più grosso che sia nello sviluppo appunto del racconto.
Devo dire, lo cita anche Valdo nelle note del libro, è uscito quello di Pietro Galeotti, un altro collega, raccontando in forma più aneddotica le riunioni che sono un po', no, il luogo, il rito, diciamo, degli autori, i luoghi infiniti, e anche altri, soprattutto anche sui giornali, insomma, diciamo che gli autori cominciano a chiedersi chi sono. E io credo che questo coincida in qualche modo, forse nasce, poi Valdo ce lo dirà meglio, non so se il libro in qualche modo lascia trasparire, intercetta un momento di crisi della categoria, la dissoluzione di cui, la dissolvenza di cui si parlava prima. Un momento di crisi che io, insomma, di cui non conosco, posso immaginare, vivo anche sulla mia pelle alcune ragioni, ma forse in gran parte risiedono proprio nei contorni sfumati di questo mestiere. L'autore televisivo è sfumato non solo nella sua definizione, che in qualche modo è già, come si fece notare prima, nell'antinomia del nome, autore televisivo, cioè hai due elementi apparentemente contrapposti. L'autore rimanda a un'idea appunto di novecentesca, si diceva prima, di scrittura, di libera creatività, e quando arrivi all'aggettivo televisivo vieni riprecipitato negli inferi invece di una grande prosaicità e anche di un mondo molto vincolato, sempre più vincolato, da tante ragioni economiche, politiche, editoriali. Dunque credo che questi contorni sfumati del mestiere, che sono sfumati nel momento in cui uno vorrebbe raccontare di cosa si occupa un autore televisivo, e Valdo lo fa bene, più procedi nella lettura e più capisci che non è che sei inutile, ma sei sempre esterno rispetto anche al racconto che tu stesso produci, sei sempre un occhio terzo rispetto a tutto quello che ti accade intorno. Si diceva prima che molto spesso, proprio nella non scrittura, è non determinare ciò che avviene, è quasi nella tua capacità, come dire, di sottrarti al racconto, che quel racconto poi esplode e fiorisce. Direi quasi che, tant'è, è abbastanza vero forse, che la televisione è vero che è una non scrittura, ma la bella televisione spesso non è neanche pensata, non è neanche prevista. Tutto ciò che poi ci rimane in mente, no, di ciò che televisivamente ha valore, ciò che esplode anche davanti agli occhi dell'autore stesso, proprio perché non è previsto. E credo che questa negazione della scrittura, questa negazione addirittura della previsione, sia dentro l'anima ontologica stessa della televisione, cioè il fatto che la televisione, a differenza degli altri media, non la radio, ma la televisione all'immagine, che insomma non c'è partita, è la sua capacità, è la diretta. Adesso, oggi molti programmi, forse la maggior parte dei programmi sono programmi di montaggio, ma rimane comunque nel patto che si ha col pubblico quest'idea che quella elettrodomestico lì ti racconti il qui ed ora, e lo faccia a un livello collettivo, cioè restituisce una ritualità collettiva. Ora prendiamo un esempio, credo chiaro a tutti, che è quello di Sanremo, no? Cioè Sanremo, al di là di tutto, l'attenzione è il fatto che tu sai che pur nella tua singolarità del salotto, ma tutti stanno vedendo quella cosa. Il fatto di relazionarsi a quella verità, io credo abbia nel tempo formato l'autore della non scrittura. È stato un percorso, presumo, da quelli che erano i vecchi, anche la vecchia classe di autori, che invece era più legata al testo. Noi piano piano, noi insomma, come categoria, abbiamo forse imparato a fare un passo indietro rispetto a quella verità, che probabilmente ti dà più, ti restituisce, diciamo, più elementi, più ricchezza rispetto a quello che tu possa prevedere. Come alcuni personaggi in cui l'imprevisto poi in realtà rappresenta il motore forte. Pensiamo a uno come Fiorello, adesso per dirne uno che possa piacere o non piacere, ma la sua capacità di promettere sempre un imprevisto, promettere che qualcosa in quella liturgia venga rotto, è in realtà poi la sua forza, no, attrattiva. La liturgia è un altro elemento, io credo, che in qualche modo si presenta nel testo di Valdo, quando Valdo parla di scalette, copioni. Cioè questa non scrittura in realtà si confronta attraverso, come dire, con delle griglie formali di cui la televisione ha continuamente bisogno per evitare che tutti i racconti ti sfuggano. E c'è un esempio, voglio dire, uno dei programmi, diciamo, storici della televisione, fin dal 54 in poi, è la Messa. E la Messa è una delle liturgie, evidentemente, sia religiose, ma anche televisive più forti, un po' perché, insomma, ha avuto degli autori, diciamo, niente male. Poi, come dire, ha delle repliche da 2000 anni, e comunque ha una capacità di promettere, come dire, anche cose abbastanza improbabili, come risurrezione, eccetera, però riesce, continua ad alimentare attenzione.
se noi prendiamo quella liturgia lì, in realtà è esattamente forse no, la scrittura, non scrittura perfetta di quello che può essere la televisione, dove tu hai una liturgia che è quello intorno a cui si muovono anche i tali, in cui si muove tutta la gabbia televisiva, all'interno del quale c'è il previsto e l'imprevisto. E forse il nostro sforzo è proprio quello, è fare pace con questa capacità qui. Dico fare pace perché poi alla fine il ruolo dell'autore, almeno io lo vedo in me, lo vedo nei colleghi, è invece quello di soffrire, di frustrarsi rispetto alla non scrittura, al fatto di apparentemente di non incidere mai sul racconto. Come dire, questo non incidere sul racconto, questo essere autori della non scrittura, io credo però abbia anche acceso, esteso i linguaggi, aver portato, come dire, il linguaggio televisivo, credo che abbia anticipato linguaggi su altri terreni, per esempio quello politico, cioè questa non scrittura, questa capacità di montare, integrare linguaggi diversi, a cominciare da quello visivo, a cominciare da quello emozionale, di cui Valdo è il numero uno, in qualche modo altrove è stato preso come, come dire, un linguaggio della non responsabilità, no? È un linguaggio dove appunto l'autore scompare, in qualche modo può convenire. In televisione è, diciamo, la funzione, diciamo, come dire, naturale. Altrove può essere diventato anche un pretesto di dire cose, di fare cose, di costruire un consenso anche comunicativo senza apparire. Quindi vedi, appena esci dal confine della televisione, quella non scrittura diventa altro e diventa anche un'occasione, spesso non così positiva come potrebbe essere dentro la TV. Per concludere, dicevo prima che i contorni sfumati della professione che Valdo nel libro descrive molto bene, in realtà hanno poi un riflesso, un riverbero, forse meriterebbe un altro saggio, che non è sempre così positivo e affascinante, no? Nel senso, non sempre, né a livello paradossale né non paradossale, suscita, diciamo così, grandi elogi. E lo è soprattutto a livello contrattuale, nel rapporto di lavoro che tu hai con l'editore, gli editori, con la SIAE stessa. Cioè, i contorni sfumati della nostra professione sono anche i varchi dentro cui entrano, come dire, i committenti vari, le produzioni, eccetera, per, come dire, spesso anche approfittare di un mestiere che non ha dei ruoli definiti e che spesso se li vede moltiplicati. È all'ordine del giorno. Adesso, tolto il poco, come dire, il numero esiguo di autori molto ben pagati, c'è un esercito di autori molto mal pagati, molto, molto disconnessi tra di loro, non c'è una rappresentanza sindacale, non c'è una comunicazione tra colleghi, è un mestiere che inevitabilmente solletica individualismi, narcisismi, dinamiche, come dire, non puramente professionali, una giungla. E allo stesso tempo il fatto di non avere una definizione, che non l'ha neanche a livello accademico, per dire, cioè molti mestieri hanno il loro percorso accademico che aiuta in ogni caso a definirne i confini e i contorni, l'autore televisivo non ce l'ha, è un mestiere che fa piacere dire si impara facendolo, però tutto questo espone moltissimi lavoratori dello spettacolo, moltissimi autori, evidentemente a un rapporto di forza con gli editori molto, molto debole, molto fragile. Anche perché l'autore televisivo, da che uno potesse immaginare all'epoca di Umberto Eco, era quello che consegnava un dattiloscritto, oggi lo dice anche Valdo, si avvicina a una dimensione più vicina a quella americana del producer, che insomma ovviamente non è solo quello che mette insieme il racconto, ma è quello che porta a casa il prodotto. E questa cosa, rispetto alle trattative, alla contrattualistica con gli editori, è assolutamente lontana dall'essere riconosciuta. Quindi io, come dire, per concludere, mi auguro che questo elogio diventi sempre meno paradossale, rimetta al centro le idee, che forse sono quelle per cui gli autori sono chiamati, e sia anche di stimolo, come dire, a definirlo questo mestiere, ma non solo da un punto di vista ideale, artistico, ma anche da un punto di vista sociale del lavoro. Scusate questi intermezzi. Prima dico io chi sei. Allora, ora interviene Vincenzo Vita,
con cui abbiamo, come dire, familiarità assoluta in questa sede, no? Di anni di lavoro comune, presidente dell'ARCE, l'Associazione per il Rinnovamento della Sinistra, ma che è qui perché da anni, tantissimi anni, si occupa in vario modo, in varie vesti, da vari punti di vista di televisione, da quello appunto dell'industria, del sistema, a quello anche invece degli autori, non solo di programmi televisivi, ma anche della comunicazione, del giornalismo televisivo. Allora, la parola a Vincenzo Vita, che porta un altro punto di vista. Sì, va bene così, non sta che tu. Sì. Giorgio ha dimostrato che sa trattare con gli attrezzi, perché è l'unico per cui il microfono supero la prova. Fastidiosissimi. La bontà di un testo, e anch'io mi associo ai complimenti a Waldo Gamberutti, risiede anche nella capacità che ha di animare le presentazioni del testo medesimo con accenti non retorici e non banalmente ripetitivi, prevedibili. E quello che ho sentito è interessantissimo. E mi mette anche in qualche imbarazzo, perché adesso spero di essere sullo stesso piano di qualità. Tanto complimenti. Anch'io faccio innanzitutto i complimenti alla scrittura del libro. Te l'avranno detto chissà quanti, perché è un testo che ha questa specificità. Maria Luisa Boccia, colgo il suggerimento, perché poi bene che si sappiano i 25 ascoltatrici e ascoltatori, no, di questa diretta, bene che sappiano. Maria Luisa Boccia, che presiede il Centro della Riforma dello Stato, una carissima amica e compagna, ormai siamo da tanti anni in lotte comuni, ha posto, diciamo, il problema della specificità di questo testo. No, io volevo appunto partire dallo stile, non per fare un mero discorso formalistico, perché dicevo, nella tua presentazione hai evocato la quantità di anni non indifferente in cui in ruoli diversi, politici, specialistici, giornalisti, mi sono occupato di questa materia. In genere, i numerosi libri che io ho letto e studiato, taluni di grandissima altezza teoretica, hanno sempre però avuto una scrittura, senza offesa, diciamo così, un po' in sociologese, mediologese, cioè quella scrittura un po' ellittica che si compiace anche del fatto di essere un pochettino difficile da interpretare, e poi anche lo sforzo che spesso quelle letture un po' impegnative ci inducono a fare per ragionare, approfondire. Questo testo ha una scrittura molto vivace, molto colta. Adesso ho capito anche perché tu hai descritto la biografia intellettuale, diciamo, Waldo Gamberutti, e si capisce, insomma, che c'è dietro un background molto forte. Una scrittura molto simpatica anche sotto il profilo della sua estetica, cioè è una scrittura che piace vedere nei suoi periodi insieme brevi, ma anche molto connessi. L'incipit è tutto, se posso dire, è il senso stesso di questo volume, ed è un incipit che mi ha affascinato e mi ha indotto ad associazioni molto forti, perché l'elogio paradossale in verità è importantissimo nella conoscenza. Quando delle figure o persone o anche figure retoriche sono prese al loro inverso, vengono in qualche modo riabilitate apparentemente, ma indagate con la serietà che non ha invece la scrittura puramente descrittiva. Cioè, se l'inizio di questo testo fosse stato
il lavoro, diciamo, nel campo dell'audiovisivo, del cinema, la squadra e non solo l'individualità, insomma, avremmo già letto quelle cose in qualche maniera. Invece tu ci fai pensare seriamente a questo rovesciamento. Cioè, in fondo, l'autore, ora qui non voglio rubare il mestiere, c'è purtroppo sempre l'uso del maschile, perché poi sono anche delle donne. No, ma questo è un problema della lingua, come è noto. L'autore, allora, come generico, diciamo neutro, l'autore non è quello che si pensa quando si dice l'autore. Perché noi quando pensiamo all'autore, nella dimensione cinematografica, audiovisiva, teatrale, ovviamente letteraria, pensiamo a chi ha pensato la trama, ne ha scritto eventualmente la sceneggiatura, e pensiamo poi cinema ai grandi maestri, no? L'autore per eccellenza. Producer, mi ricordo la discussione che ci fu negli anni '80, quando entrarono in scena le prime serie televisive che in Italia furono accolte con molta diffidenza, adesso ne siamo sommersi, ma all'epoca, e devo dire, a proposito di televisione, fu una certa capacità rabdomantica di uno dei migliori dirigenti che la RAI abbia avuto, Massimo Fichera, a cogliere l'importanza di questo modello, diciamo, di narrazione, lo storytelling. Allora non era usato come adesso succede, le parole si sono sfiancate, storytelling anche al bar. Storytelling è una cosa seria che si capisce essere quel punto di passaggio, no? Tra la scrittura, l'intuizione. E quando entrò in scena il ruolo del producer, dicevano i mediologi statunitensi, si capì che la nostra idea italiano-latina, come si dice, dell'autore, come una figura un po' hegelianamente bella, diciamo astratta, non aveva più molto senso, veniva travolta dietro. E qui si descrive bene, con questo elogio paradossale, il passaggio di una intera stagione dei media. Cioè l'autore è la chiave di volta di una narrazione e la sua forza sta nella sua assenza. Cioè noi non lo vediamo, non lo conosciamo. Non ha accesso, se non rarissimamente, correggetemi, nei credits, nei titoli di testa, di coda, cioè quando ci sono... Sì, diciamo, è molto veloce il nome, però quasi... Talmente veloce che non è come nella sala cinematografica, dove i titoli di testa e di coda sono parte integrante. Lo puoi leggere già dopo se programmava male. Ecco, no, ma è vero, no, ma lo dicevo non perché io purtroppo sono teledipendente, vorrei occupare, quindi vedo, però è un'altra dimensione. E quindi l'autore come una modalità intellettuale un po' diversa da quello che si è sempre supposto. In questo volume, leggerò anche l'altro che è stato evocato alla fine, no? Più o meno coevo, ecco. E anche l'interesse dei vostri interventi, ecco, mi inducono appunto a suggerire appunto la necessità di prendere atto che l'autore, così come viene descritto, stravolge un po' la sintassi che noi abbiamo sempre immaginato, canonicamente. Cos'è un film, no? Scriveva genialmente Balas, cos'è un prodotto televisivo, ci ha insegnato Umberto Eco. Oggi siamo di fronte a qualche cosa di transeunte. In fondo, l'autore ci ha portato in una dimensione diversa, in cui il non testo apparente è un testo pienissimo, perché è il testo che esiste nella sua anticipazione, nel suo prequel, diciamo così, ma poi si finisce via via nell'atto della sua produzione. E fa parte di questa postazione anche, e qui viene detto benissimo, e tu l'hai ribadito, anche la capacità di rompere ciò che è prevedibile. Mm-hmm. E qui si gioca anche la forza di un prodotto televisivo. Questo volume, oltre alle cose che avete detto,
finalmente nomina con decenza alcuni termini che noi, che fummo della gauche, adesso lo dico con autironia, abbiamo sempre pronunciato con imbarazzo. No, ma sto scherzando. Io uso un po' l'autironia per sopravvivere. No, alcuni termini li abbiamo sempre usato con parsimonia, un po' vergognati. Cioè, reality, talent, talk. Noi abbiamo sempre parlato di telegiornali, film. Siamo ritrovati in italiano. Non ci siamo resi conto, dico noi collettivo, anche se poi nelle cose della politica questo noi è purtroppo piuttosto realistico, diciamo, che la dimensione comunicativa, la forza di senso, la costruzione dell'opinione pubblica passavano piuttosto lì che nei telegiornali canonici. Non che non siano importanti, adesso non vorrei riaccendere un vecchio dibattito, certo che è contro, ci mancherebbe, quando ci sono alcune figure politiche che sono predominanti, quelle hanno anche un risultato poi nei sondaggi, non c'è dubbio. Però la formazione della cultura di massa, nelle sue viscere profonde, nel suo senso comune, nell'agenda setting, come scriveva il povero Mauro Wolf in un libro che ha fatto poi la sociologia della comunicazione di massa tanti anni fa, passano queste modalità del consenso attraverso meccanismi, apparecchi televisivi che non avremmo sospettato avrebbero avuto questo risultato. Quando entrò in scena il Grande Fratello, mi ricordo eravamo a uno dei nostri seminari, molto impegnati da qualche parte, mi ricordo che ero con dei compagni, c'era anche Luciana Castellina, che c'è sempre, in una discussione, in una chiacchiera, e mi dissero: Vincenzo, adesso non ti mettere a scrivere sul Grande Fratello, perché più se ne parla, peggio è. Io dissero: guardate, io non c'entro niente, sono innocente in questo. Il problema è che è un fenomeno, perché io avevo letto un testo interessante su come il format del Grande Fratello era stato costruito non con un'improvvisazione, ma attraverso un'indagine sociologica, antropologica, psichiatrica persino, cioè individuando, diciamo, i desideri inespressi, persino Lacan veniva citato. Bene, il Grande Fratello è stato un po' uno dei partistrati. E poi con i reality, che si fondano proprio su questo meccanismo della banalità apparente, della rottura del racconto, che improvvisamente poi scoppia per un amore che viene chiuso in diretta, per una confessione, cioè questo è... Per l'imprevisto. Per l'imprevisto, che però è un imprevisto che noi possiamo riconoscere come nostro, senza eroi. Non ci sono nei talent, nei reality, eroine ed eroi. Sono tutte e tutti peccatrici e peccatori come noi, quindi in qualche modo il riconoscimento, e qui l'autore introduce la sua genialità, non apparendo ma orchestrando questo percorso. Senza gli autori non ci sarebbero questi macchinari che entrano nel nostro immaginario. I talent, ho un discorso specifico e sono contento che tu l'abbia fatto, che mi intriga, è quello dei talk, perché i talk oggi hanno preso il posto della diciamo letteratura minore, in un certo senso sono talk politici, ma in verità sono forme di accondiscendente, diciamo, empatia con il pubblico, cioè il pubblico vuole che si urli un po', in fondo è sempre stato così, no? Da Gesù Barabba in poi c'è sempre l'urgenza di avere del sangue figurato, cioè in cui riconoscersi, ma anche senza, guardando dagli spalti. E quindi i talk sono un'eccitante occasione per tutto questo. Spesso non si dice nulla nei talk, però ci sono le figure predefinite e chi fa l'autore è, qui c'è un pezzo fondamentale, sul casting, sulle liste, e lì c'è tutto. Il casting è quella cosa per cui nei talk noi abbiamo una ventina di persone, io una volta feci anche uno dei miei pezzulli per il manifesto, una ventina di persone. Adesso è venuto fuori lo scandaletto del sociologo di Orsì che viene pagato, sono tutti pagati, cioè adesso tutti, forse non tutti, ma insomma c'è una prassi
ormai consolidata, anche con agenzie che promuovono le persone, quindi ci sono trattative. Una bella botta, tra virgolette, a questa mercificazione del consenso è stata data da questo apparato fatto da epidemiologi e virologi che hanno occupato nel periodo della pandemia, che non è finita ancora purtroppo, hanno occupato gli schermi televisivi e alcuni erano anche supportati da uffici stampa, agenzie, compensi anche non banali. Ecco, i talk sono una cosa diversa dall'informazione. Sono delle sceneggiature fondate sul casting, sulle liste. Nelle liste ci deve essere almeno una coppia di sguaiate, persone sguaiate, da una parte e dall'altra, perché devono urlare, devono potersi contraddire platealmente. È una compagnia di giro, è una grande, come dire, presa per i fondelli, permettetemi la volgarità, degli utenti, perché noi osserviamo un apparente dibattito libero che in realtà è fatto con dei canovacci, e qui gli autori sono fondamentali nella scelta di chi va, chi non va, dei filoni da trattare, dell'urgenza, della qualità. Poi ci sono momenti in cui gli autori diventano qualcosa ancora diverso. Penso per esempio al programma di Crozza, lì gli autori fanno del teatro civile in qualche modo, e lì c'è una soglia che forse, quella che tu evocavi, riguarda anche un certo tipo di autorialità. Io condivido molto il tuo accenno, e chissà se qualcuno ci sente, Maria Luisa, anche il sindacato, c'è un problema di organizzazione del lavoro, perché il vostro lavoro, che ha un'alta qualità intellettuale, diciamo le cose come stanno, spesso non è riconosciuto come tale, o qualche volta sì, però eccezionalmente, o comunque una fatica immane, andrebbe invece considerato alla stregua di quella cosa che nei credits, ritorno, è regista, sceneggiatore, scenografo, costumista. E quindi mi pare importante questo testo anche per smuovere un po' il dibattito e farci entrare in quelle zone d'ombra dove in genere la mediologia non ama entrare, perché la mediologia preferisce trattare le vecchie questioni, come contano i minuti dati alle varie parti politiche nella formazione del consenso, come si plasma la cultura di massa attraverso questa o quella serie televisiva, che è verissimo, intendiamoci, però questa zona enorme, che poi fa ascolti elevatissimi, perché il Grande Fratello, VIP, oppure alcuni i talent o i quiz. Quiz sono un'altra formula magica che drena ascolto, e beh, hanno un peso enorme, sicuramente maggiore di quanto abbiano altre forme più strutturate apparentemente, diciamo, di discorso radio televisivo. C'è anche la radio da considerare, perché la radio è una sorella non povera, anzi forse è il mezzo che resisterà più nel tempo, perché è il più malleabile, il più vivace, quello che si adegua più velocemente. E anche in radio ormai c'è molta di questa parte, diciamo, interessantissima. Quindi ottimo poi anche il cenno al camuffamento, all'imitazione. Insomma, è un libro da leggere e rileggere, densissimo, con tanti spunti. No, non sto esagerando, è vero, io me lo sono letto con grande cura, me lo sono anche riguardato in vista del dibattito, e ringrazio Maria Luisa per avermi dato questa opportunità, perché io forse da solo non l'avrei letto, magari, anche perché quando è entrato in libreria, come sapete, ci sono le classifiche. Quando è entrato in libreria si è indirizzati verso certi acquisti. E se tu esci un po' dai grandi gruppi, io mi sono occupato un po' di queste cose, non entri. Devi essere proprio richiesto da chi ti conosce, da chi ha avuto l'occasione di studiarti. Quindi bene avere fatto questo lavoro e utilissimo. Sì. Striscia Notizia, poi un'altra forma Iene. Beh, insomma, qui potremmo fare una cosa lunghissima, io poi mi appassiono su queste cose. Volevo però, per finire, toccare punto, ma brevemente, però un punto chiave che il libro mette in uno dei suoi centri, perché è il libro che ha più centri, il rapporto realtà-finzione. Io ricordo che Angelo Guglielmi, tutti lo stimiamo certamente,
innovò la televisione, cioè Massimo Fichera fu un grande innovatore per certi aspetti, però la rottura dello schema televisivo classico fu quella intuizione di Angelo Guglielmi, non era solo sua, veniva dal gruppo del 63, sono tutte cose non solo autoctone, diciamo, ma di rovesciare il rapporto, finzione-realtà. E cioè la massima finzione è l'apparente descrizione della realtà. Cioè la realtà, nature, diciamo così, persino la diretta, che poi non è diretta. Avete visto, no? Il discorso di Putin? È un caso di scuola, per i mediologi. Quel pezzo che è stato interrotto, c'erano 3 minuti di discrasia tra l'andata in onda e la regia, perché in 3 minuti possono essere utili per coprire un eventuale fischio, come poi è successo, no? E dunque, la TV realtà, come la chiamava Guglielmi, e qui ci sguazzi un po' in questa cosa, in realtà era una grande e intelligente finzione, e cioè la realtà viene costruita. La realtà in quanto tale non è neanche molto bella da vedersi così com'è. La realtà invece ricostruita, montata, e diventa allora la prima Samarcanda, per dire, che fu uno dei fiori all'occhiello di quella televisione. Telefono giallo, l'imperturbabile, chi l'ha visto, che va avanti da anni, perché è esattamente... Chi l'ha visto è esattamente la messa in pratica di alcune affermazioni. E quindi realtà e finzione sono dentro uno stesso meccanismo, come dire, dell'immaginario, non sono scisse, sono parti di una stessa miscela. E tu ricorri giustamente al maestro di tutto ciò, Luigi Pirandello, che in fondo ci ha insegnato che cos'è questo rapporto. L'unica pecca, ma non è una pecca, è un'ovvia, diciamo, necessità di un bis, di un volume bis, è che l'avvento tragico o meno, poi insomma i punti di vista sono diversi, la dittatura dei social ha in parte scardinato persino il meccanismo, in parte, che tu benissimo descrivi. Cioè ha introdotto un'ulteriore variante. Perché i social, poi in fondo, che cosa sono? I social sono l'apparente negazione dell'autore. Nel social io penso di essere io stesso l'autore. Io scrivo una cavolata e penso di essere io a scriverla. Non so che poi è un algoritmo che fa leggere questa mia cavolata a Maria Luisa, perché l'algoritmo sa che la pensiamo più o meno allo stesso modo e non la fa leggere magari a un'altra figura che invece l'algoritmo non mette dentro. Voi non so se avete, sì, l'avete fatta la prova, facile. Scrivete un post o anche un tweet, post più facilmente, su un argomento e magari avete delle letture straordinarie. Provate a scriverlo su altri argomenti, penso per me, non vi fila quasi nessuno, perché è un algoritmo che decide, non è come dire, la spontanea adesione. E i social in parte introducono l'idea dell'autore artigiano, cioè io stesso mi faccio il mio programmino e penso, suppongo di essere più libero. Non è vero, sei più schiavo, perché voi autori siete dipendenti, tra virgolette, dall'audience, dal tipo di filosofia che ha il programma o la rete televisiva dove lavorate o cui date il programma. Ma i social arricchiscono alcuni grandi personaggi, gli over the top, che lucrano molto sulla nostra apparente libertà. Noi pensiamo di essere noi, invece siamo un segmentino di un'accumulazione primitiva, che è quella digitale, che meriterebbe, come fa anche la scuola digitale, qui con Giulio De Petra, un approfondimento non banale, cioè non dentro la polarità che Umberto Eco disegnò di apocalittici integrati. Bisogna andare un po' più avanti, cioè bisogna capire esattamente questi meccanismi per riuscire un po' a scardinarli, un po' a governarli. Però grazie ancora per questa opportunità. È un lavoro da continuare, se posso dare un suggerimento, è un lavoro anche da organizzare, nel senso che gli autori meriterebbero di essere un collettivo più, come dire, forte anche nella sua contrattualità.
Con questo io concludo e spero di essere stato utile alla causa. Grazie. Utilissimo come sempre Vincenzo Vita, e adesso la parola all'autore, questa volta in senso proprio, ha scritto la scrittura, dice, aspetta, passate. Vuoi venire qui? No. Ce la fai? Sì, sì, ma potete anche avvicinare il vostro giornale. Sì. Allora, stare il tema di paradossi, ascoltando gli interventi che mi hanno preceduto, mi viene da dire che io il libro l'ho scritto ma non l'ho letto, perché è giusto che sia così, insomma gli interventi mi hanno, come dire, fatto comprendere, o mi hanno suggerito, mi hanno così, mi hanno dato delle chiavi che non erano necessariamente quelle da cui ero partito, anche se poi invece ci sono state delle intuizioni molto, molto precise in questo senso. Intanto riprendo una cosa di Vincenzo Vita, il cenno iniziale sui titoli. Il primo titolo di lavorazione di questo libro era Il tuo nome era troppo veloce e non l'ho letto, perché è una cosa che succede, diciamo, nell'esperienza degli autori televisivi, diciamo, da un certo punto in poi della storia della televisione, perché prima c'era la firma in testa, no? Che era così una... per cui i tempi dei titoli anche duravano, perché c'era meno, se volete, certo, una pressione rispetto agli ascolti, e quindi c'erano i titoli che avevano la loro anche liturgia. Poi invece tutto è diventato un rullo finale, sì, che a volte mio padre non aveva capito bene cosa facessi, una volta stoppò con il telecomando per vedere il nome, per capire se io veramente firmassi quella cosa. E poi riprendo una cosa che ha detto Giorgio Cappozzo quando accennava al tema di una crisi. E in effetti questo libro nasce, la prima idea nasce da un momento di crisi, perché stavo collaborando a un programma, a una stagione di un programma sfortunato in quel momento, comunque in cui non riuscivo a capire che cosa stessi facendo là. Ecco, questo. E quindi, interrogandomi sul mio ruolo, ho cominciato a scrivere delle cose, ma quasi come appunto uno sfogo critico, una necessità di riappropriarmi, no, di un pensiero che stavo smarrendo. E poi queste note sono rimaste lì, e dopo un anno mi ha chiamato Alberto Olivetti, che mi ha detto: io ho questa piccola collana di saggi per Bordeaux, e che dici fare un piccolo saggio sul tuo mestiere? E da lì mi è venuto in mente che avevo così seminato delle cose che poi non avevo più guardato. Sono andato a riguardare quelle pagine, e nel frattempo avevo fatto pace con il mio mestiere. Insomma, ero tornato a goderne, diciamo, delle parti belle, e perciò la chiave critica, o come dire, di attacco, se non di satira, se non di smontaggio di certe cose, non mi sembrava giusta. E quindi ho pensato quale poteva essere una chiave per raccontare questo mestiere. E che poi è vero, un mestiere molto, come dire, impreciso. Questo magari è può essere il suo fascino, è anche il suo limite, e lo diceva bene Giorgio Cappozzo.
E quindi, siccome diciamo appunto fare una, come dire, un sistema di un mestiere che poi rimane anche un mestiere artigianale, no? Nel senso, diciamo, si può fare, lo dico all'inizio, in diversi modi e cambia da programma a programma, da casa di produzione in casa di produzione. Poi c'è l'esperienza personale che fa, come dire, che fa storia a sé, e però ecco, non c'è una ratio per cui il mestiere si fa in quel modo, no? E questa cosa qui mi ha fatto pensare appunto di trovare una chiave che fosse anche al di là, diciamo, del racconto, della descrizione, dei contorni di un mestiere a cui è difficile dare dei contorni precisi. Allora, ripescando, diciamo, dai miei studi universitari, ho trovato questa chiave dell'elogio paradossale. Poi, tra l'altro, no, mi divertiva l'introduzione di Alberto, perché ha iniziato con insomma, Erasmo, poi il teatro didattico del Cinquecento, eccetera, e poi cos'è successo? È arrivato un meteorite, è cambiato tutto e improvvisamente mi sono ritrovato in TV. No, un po' è andata così, nel senso che c'è un elemento, adesso lo dico male, ma insomma, come dire, vogliamo dire schizofrenico, vogliamo dire di dualismo, di come dire, di una, effettivamente di un percorso anche di vita che è stato a un certo punto diviso a metà. E questo libro forse è invece il tentativo di riannodare un filo, no? Insomma, perché poi in realtà questa schizofrenia è solo apparente, nel senso che poi, come dire, siamo complessi, e quindi queste, in realtà queste due anime, se volete, c'erano già dall'inizio, nel senso che io ho avuto sempre un'attrazione molto forte per l'intrattenimento, proprio per il gusto dell'intrattenimento, per quel gioco lì. E quindi, come dire, e la televisione, poi lo accenno nel libro, che è stata assente nella mia vita fino ai 15 anni, no? Ha rappresentato sempre una cosa, come dire, da non da subire, ma da cercare, da conquistare, da conoscere, no? E quasi vedevo la TV con più, come dire, non so, come trasporto o più mistero quasi rispetto ai film, perché andavo molto al cinema. E quindi lo schermo, la sala erano abituali, invece vedevo meno la televisione, la vedevo a casa di mia nonna, a cui cercavo di stare il più possibile, proprio per nutrirmi, diciamo, di quell'elettrodomestico, e questa esperienza però mi ha portato, come dire, a riconoscere, no, uno specifico nel linguaggio televisivo, che è uno specifico, come dire, che ha molti risvolti affascinanti e che forse, come dire, è vero che lo accennava Giorgio Capozzo e anche Vincenzo Vita in qualche modo lo inseriva nel discorso, cioè il legame della televisione con il reale, con quello che io provo a chiamare l'equivoco della realtà, perché è vero che la dimensione domestica della televisione stessa, dell'oggetto che abbiamo in casa, ce lo fa sembrare quotidiano, accessibile e quant'altro. La complessità di quel linguaggio e quindi la presenza in quel linguaggio di una mediazione, di un processo, diciamo, di pensiero, di invenzione, di creazione, di collegamento, di connessione, non è avvertibile, no? O non sempre avvertibile. È un male, è un bene? Diciamo, ho vissuto entrambi i sentimenti rispetto, e vivo entrambi i sentimenti rispetto a questa cosa. Certe volte lo trovo molto, insomma, quasi liberatorio questo aspetto, no? Cioè di
nascondermi dietro le cose che faccio da un lato, ma questo sembra una cosa di pavidità, no, è la sensazione di contribuire a qualcosa che va anche oltre, diciamo, il sé, no? Che è l'aspetto, come dire, arricchente invece della dimensione dell'autore, come dire, autore soggetto, autore riconosciuto, l'autore che ha una voce chiara e riconoscibile, riconosciuta, però in questa esperienza invece nascosta, sotto traccia, c'è una dimensione quasi, come dire, a volte succede che il programma che fai ha un eco, in qualche modo, viene, insomma, ha un esito, diciamo, nel mondo, nel contesto in cui uno vive, e questa cosa ti ritorna, nessuno sa che, come dire, sei stato tu, ma questa cosa ti dà una dimensione, appunto, è come, diciamo, l'idea di un autore collettivo, in qualche modo, no? Che è molto affascinante e che in fondo cammina parallelamente con quella dell'autore invece, come dire, soggettivo, no? Ma se, adesso non mi addentro in questioni troppo difficili, ma appunto, se pensiamo, cioè, diciamo, fino a un certo punto l'autore è quasi una convenzione, per cui noi diciamo Omero, ma diciamo in fondo pure Shakespeare, non è diciamo necessariamente la persona, quella persona lì storicamente definibile, ma è, come dire, il portato o l'esito, diciamo, dell'opera, che è un'opera che nasce da un contesto, chiaramente, no? Poi c'è un terminale, però è chiaro che è difficile leggere Omero come un racconto di una persona, è una sigla, un segno che racchiude tutto un sapere, una conoscenza, eccetera. E adesso non voglio dire che siamo degli Omeri, ma a volte la sensazione è quella, no, non voglio dire quello, ma c'è questa sensazione, appunto, liberatoria, e invece di un altro tipo di arricchimento, cioè di prescindere in qualche modo solo da sé e di vedere i frutti del proprio impegno trasformarsi in altro. Certo, questo altro bisogna vedere cos'è, a volte può essere difficile da gestire, ma diciamo che questa sensazione è interessante. Poi sul discorso della, come dire, del testo a monte e della, in qualche modo, dell'imprevisto, no? Che è diretta o non diretta, è davvero lì, diciamo, il cuore dello specifico televisivo, ma l'imprevisto è anche nei programmi post prodotti. Uno va con un'idea a fare un'intervista a una persona, a, diciamo, girare il materiale per un cosiddetto reality, con delle idee, con una preparazione molto, e poi ti trovi davanti a una persona che sì, da un lato si rappresenta, si autorappresenta, e quasi vorrebbe dire, ma chi non lo fa? Adesso, nel senso, cioè, qual è la quota di autorappresentazione che è in ognuno di noi, no? In questo momento anch'io mi sto autorappresentando, no? E quindi, diciamo, quando diciamo realtà, bisogna vedere cosa intendiamo. Ma ecco, anche lì c'è l'imprevisto, cioè uno va con un'idea e poi quella persona, perché si trova davvero in un certo stato emotivo di situazione, ti regala uno scatto, ti regala una, come dire, una reazione, qualcosa a cui tu non avevi pensato, che poi ti trovi a elaborare, ti trovi a, come dire, a condividere. E questo aspetto è molto affascinante nel lavoro che facciamo, perché poi
Se pensiamo anche rispetto, ad esempio, al teatro, no? al testo teatrale, Carmelo Bene, analizzando insomma Edoardo De Filippo, la drammaturgia di De Filippo, in generale la drammaturgia tutta, ma parlando di un attore che lo affascinava molto, attore diciamo di tradizione, ma di cui lui riconosceva la grandezza, ovvero Edoardo, diceva che i testi di Edoardo erano altrettante, diciamo, trappole, trappole per l'attore Edoardo, che sabotava con la recitazione il testo che lui stesso aveva scritto. Quindi, nella rappresentazione, cioè nella dimensione della messa in scena, no? E la TV fa questo, mette in scena la realtà, mette in scena la finzione, mette in scena tutte e due fuse, capiamolo. E ecco, quando la TV fa questa operazione, si verifica questo scontro, no? tra i livelli, cioè la previsione di qualcosa e poi l'impatto con il reale, con quello che succede, no? Quando avviene questo, diciamo, avviene un fatto televisivo in quel momento lì, no? E noi lo riconosciamo immediatamente, anche senza un pensiero. E può essere qualcosa che ci infastidisce, può essere anche la rissa a cui accennava Vincenzo Vito. Ecco, rispetto a questo, a me la complessità di questi, cioè dei meccanismi che stanno intorno e dentro queste cose, mi affascina molto, perché lavorandoci un po' in mezzo ho visto che i confini sono molto molto sfumati, molto più sfumati di quello che uno pensa. E anche, come dire, no, l'idea di una costruzione, ricostruzione della realtà, quindi quello che si diceva la realtà pettinata dei reality o dei talent, o comunque del montaggio, no? Il montaggio per cui tu parti da qualcosa che è girato nella realtà, lo metti in una sala di montaggio, lo cucini, e poi quella cosa lì è un'altra roba. E invece, se insomma, provando a fare bene questo strano mestiere qui, si capisce via via che appunto il rapporto con la realtà è non tanto di ricostruzione, ma quasi di riconoscimento, no? Cioè di saperla riconoscere e saperla restituire, come una traduzione che può essere più o meno brutale o più o meno, come dire, menzognera, però credo che anche lo spettatore se ne accorga quando c'è quell'aspetto lì, cioè di partire, cioè di ricostruire una realtà non semplicemente alterandola o modificandola, ma in qualche modo traducendola e forse ridandole, come dire, dei connotati di partenza, no? Quando questa operazione funziona, ti accorgi che la persona non aveva detto quelle cose in quel modo lì, ma quando le senti ti sembra l'ordine giusto. No? Se non ti sembra l'ordine giusto, poi montaggio, quando metti insieme i pezzi, qualcosa non va. E quindi il fatto che torni quando c'è un ciccio, quando avviene, come dire, un'adesione tra la proiezione, no, di un possibile racconto che fa l'autore e il materiale di partenza, che è un materiale reale, e quando queste due cose si intrecciano insieme, è molto interessante quello che avviene, ed è interessante proprio perché i fili non si distinguono. E credo che in questa ambiguità, anche, no, nell'ambiguità di quello che facciamo, in fondo poi, per tornare al titolo, l'elogio paradossale è un genere ambiguo,
Nel senso, e soprattutto è ambiguo il testo forse più rappresentativo del genere, anche se poi è una ripresa tarda del genere, ovvero L'elogio della follia di Erasmo, che è un testo molto ambiguo, perché è appunto, si dice che la follia è la cosa più importante per il vivere umano, quello che ci salva, quella che ci salva dalle angosce, dal fatto che, scoprendoci mortali ci potremmo ammazzare subito, una volta dici, ma io che ci sto a fare? La follia invece è quel grano, no, di insipienza, appunto, quel grano di insipienza che ci permette di andare avanti. Ma allo stesso modo in Erasmo, cioè nel libro di Erasmo, viene detto che la follia è anche altro, cioè è anche la follia di Cristo, è anche, insomma, c'è un'ambiguità che nell'elogio paradossale, e c'è ancora più ambiguità per il fatto che questo elogio paradossale viene fatto da uno che ci sta dentro, insomma, poi lo dico, Erasmo non era matto, e io sono un autore del visivo, però, quindi diciamo il fatto che io ne parli, come è da intendere questo paradosso, come è da intendere? No, non lo so bene neanche io, devo dire, e mi ci interrogherò, e concludo, diciamo, veramente ci sarebbe molto da aggiungere, da discutere, e mi piacerebbe che si creassero altre occasioni per farlo. Ecco, sicuramente quello a cui accennava Giorgio Capozzo, cioè l'entrare nell'immaginario, no? Che poi significa tante cose, significa poi stare nel mondo, no? Certe volte, e incidere o non incidere nel racconto, no? Questo, diciamo, nell'esperienza di chi fa questo mestiere avvengono entrambe le cose, no? Una è frustrante, l'altra invece può essere molto gratificante, e però la sfida in qualche modo si gioca lì, cioè si gioca nel come ci si può accostare, no? A questo immaginario. E niente, per chiudere davvero, credo che sia forse davvero un primo seme questo libro, nel senso che poi al di là delle questioni che davvero si possono girare e riportare in molti modi, per fortuna, e credo anch'io di non essere andato a fondo su tante cose, però a me interessava provare a dare dignità a quello che provo a fare ogni giorno. Sicuramente c'è anche un aspetto, molto personale, di recupero di un'identità, cioè il gioco che dicevo prima su cosa è successo tra una parte della vita e l'altra, è vero, no? Però allo stesso modo, il ridare dignità al, cioè il ridare, dare o il comunicare la dignità, o se non altro, ecco, ricordare, esatto, la dignità che può avere questo mestiere, e soprattutto la complessità, ecco, dello scenario entro cui si muove, che è uno scenario molto articolato. Nell'ultimo capitolo il tentativo era proprio questo, cioè di mettere in relazione questa ricognizione, insomma, sul mestiere, con invece una vicenda che potrebbe sembrare molto, molto aliena a tutto ciò, ovvero tutte le utopie teatrali del primo del Novecento, quindi l'interrogarsi sullo spazio, innanzitutto, sul tempo, appunto sulla finzione e realtà, come avete detto molto bene, sul rapporto tra e la dialettica tra finzione e realtà. Ecco, anche lì, nel rapporto con il tempo, con lo spazio, la televisione offre delle risorse proprio
naturali in quanto mezzo che al di là del contenuto secondo me possono offrire, come dire, uno sguardo differente, no? Su quello che ci passa davanti agli occhi quotidianamente, che insomma molto ci può dare fastidio, ma che, come dire, riconoscere non vuol dire, come dire, mettere da parte il senso critico rispetto a quello che vogliamo, però capire la complessità di certi processi, secondo me, vuol dire poi affrontarli anche con una, come dire, con una coscienza maggiore. Ed è, insomma, io questo con vari incidenti di percorso provo a farlo. Grazie. Bene, io nel salutarvi vi voglio condividere con voi il mio punto di vista, che con questa realtà di cui abbiamo parlato è quella che non la vive dall'interno o andando a ricostruire in modi diversi, da punti di vista diversi, come quello di Vincenzo Vita, di Alberto Olivetti, non un interesse specifico, diciamo, di Walter Pesaro. Nella quarta di copertina c'è scritto: tutti conoscono la televisione, ma quasi nessuno sa di preciso che cosa faccia una televisiva. Ma noi conosciamo davvero la televisione? Noi che la consumiamo, la fruiamo, ne viviamo, no? Quotidianamente, per una parte più o meno consistente, ma comunque direi non è presente nelle nostre vite e nelle nostre menti, conforma parte delle nostre menti. Ecco, guardarla dall'altra versante, di chi la fa, la crea, la costruisce, può aiutare, credo, anche chi non ha interesse a questo specifico, particolare, non per solo chi non fa quel mestiere, ma chi appunto non lavora a cercare di capire da dentro quella che cos'è la televisione. Noi che la guardiamo da fuori, poi sto fuori dentro, non so quanto la distinzione, no, tiene, mi pare molto problematico, se non altro perché il linguaggio è conformato per chi la fa e per chi la guarda e ne fruisce. Quindi credo che possa, anche perché appunto il pregio della scrittura, del linguaggio, sicuramente questo lo facilita, cioè non è un testo da specialisti questo, possa essere un motivo di interesse a leggere questo libro anche per chi, come me, la guardo più o meno, ma comunque tutti i giorni. Grazie. Ah sì, se qualcuno vuole dire qualcosa, un po' di tempo ce l'abbiamo, quindi in genere io non sono abituata perché appunto andiamo a un limite in cui non ce lo consente di orario, però se c'è, volentieri accogliamo anche altri interventi o osservazioni, punti di vista. Mi pare di no. E allora, grazie. Grazie. Buona serata.